Buonasera a tutti, buonasera a tutti, questa è una diretta, eh, ve lo dico subito, molto molto veloce che faccio più che altro perché rimanga e quindi nei prossimi giorni magari chi vuole se la vede eh, come detto non sarà una diretta lunga e mi fa sapere qual è il suo pensiero avevo titolato questa diretta mondo a misura di idiota e avevo deciso di farla il giorno in cui sorprendentemente si è deciso di bloccare la somministrazione del vaccino AstraZeneca e come sapete è stato deciso così perché ci sono stati dei casi sospetti dei casi sospetti di appunto di questi di morti che sarebbero in qualche modo ricollegabili al vaccino eh, e quindi si è, si è bloccato tutto, si è sospeso tutto. Eh, pare che in realtà. Eh, tra l'altro, siamo stati veramente comici perché la mattina il capo eh, dell'AIFA ha detto: state tranquilli perché il vaccino a Stranzenica è sicuro, e la sera stessa, su impulso evidentemente del ministero e del governo, l'AIFA ha dovuto bloccare la somministrazione del vaccino. E quindi diciamo sia un po' contraddetto. In realtà non è che si è contraddetto, è che la mattina ha detto quello che pensava. La sera ha fatto quello che gli hanno detto di fare: cioè di bloccare la somministrazione di questo vaccino. In ultima analisi perché è stato bloccato? È stato bloccato perché si è diffuso il timore che questo eh, vaccino fosse in qualche modo nocivo, non del tutto sicuro. Questa idea che il vaccino sia poco controllato, poco sicuro, perché ci vogliono anni e anni e anni e anni, anni per sviluppare un vaccino, questo è stato sviluppato in poco tempo, quindi ne dobbiamo dedurre che non è sicuro e, e quindi uccide le persone, eccetera, eccetera. Ora, io mi piacerebbe avere le competenze per smontare una dopo l'altra tutte queste, tutte queste cose che sono state dette, ma in realtà. Non è che si fanno delle critiche nel merito. Sono cose che si sono lette, sono cose che sono state in qualche modo sono girate e che hanno trovato una buona un buon terreno, diciamo, nella paura collettiva. Ricordate, tutti ricordano la parabola del seminatore, no del la parabola evangelica del seminatore il seminatore si alzò di buon mattino andò a, spargere, andò a seminare a spargere il seme di, della coltivazione diciamo un po di chicchi di questo seme finirono sulla terra arrivarono i corni e andarono a mangiarlo eh, poi una parte del seme finì tra le spine la pianta crebbe ma fu soffocata dalle spine altra terra finì nella terra poco profonda la il seme germogliò subito, ma fondamentalmente la pianta non aveva forza, e poi però il, il, il seme che è finito sul terreno buono ha dato molto frutto. Questo, questa parabola evangelica, oltre naturalmente a tutti gli svolti, eh, diciamo tutti, tutti i significati primari, che sono significati di natura ovviamente religiosa, ha anche un significato importante su quello che è la comunicazione. La diffusione delle idee, nel senso che non conta tanto l'idea, e non soltanto l'idea, ma soprattutto conta il terreno su cui cade. Per cui eh, un'idea sbagliata, per cui ad esempio il vaccino è velenoso, il vaccino fa male, il vaccino non è stato testato a sufficienza, eh, se cade nel terreno buono, produce molto frutto. E purtroppo c'è caduto in terreno buono perché tantissime persone già prima che l'aifa bloccasse tutto avevano postato diciamo delle loro perplessità avevano disdetto la vaccinazione quando avevano saputo che sarebbero stati vaccinati con questo tipo di vaccino io stesso quando sono stato a vaccinarmi c'era una persona eh, che come me aspettava il suo turno, poi si è vaccinata, ma ha montato un pippone infinito a quel povero infermiere che stava lì per smistare le persone che arrivavano, ma il vaccino a Sazeneca, ma qui, ma lì, ma su, ma giù, ma perché? Ma... E questo gli ha dovuto fare una lezione di, di, di virologia, di, 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 non lo so, di farmacologia, era una cosa surreale. Avevo tanta voglia di alzarmi e di senti, Amico, quella è la porta. Se lo vuoi, il vaccino è questo. Se no, se no, non ne avrai altri perché praticamente questo è il vaccino più comune che, che sarà diffuso. Tantissime persone pagherebbero e stanno pagando sotto banco per vaccinarsi e tu invece fai il difficile perché questo vaccino è un vaccino che nuoce. No, tu non hai le competenze per saperlo. Lo dici perché lo temi. Lo temi e quindi basta che lo dice qualcuno e diventa vero. E praticamente abbiamo bloccato per due giorni la gran parte delle vaccinazioni, non tutte naturalmente perché ci sono anche gli altri vaccini, poi è stato... adesso abbiamo anche il Johnson Johnson, molto bene, più ce ne sono meglio è, però indubbiamente AstraZeneca è il vaccino eh, su cui contiamo di più in assoluto, è il vaccino di cui si prevede si abbiano la maggior parte delle dosi. Quindi, mancando questo, ci manca il grosso del materiale per vaccinare le persone e non ce lo possiamo inventare. Tra l'altro, la cosa curiosa sarebbe stata dire, ma eh, scusate, mettiamo che noi facciamo a meno del vaccino estrazenica, che si fa? Cioè, smettiamo di, di vaccinare o rallentiamo tantissimo la vaccinazione in attesa di un vaccino più performante che ancora non c'è che è assolutamente assurdo. Paradossalmente sembra più, come dire, più sicuro il vaccino Sputnik che quello sì è stato testato in modo molto garibaldino, praticamente è stato la gente è stata vaccinata e quello era il test. Infatti c'è voluto tanto per approvare lo Sputnik, non credo sia stato ancora approvato all'EMA. Ehm, proprio perché il modo in cui era stato sperimentato i dati e tutte queste cose erano molto strane, molto curiose. Certamente il vaccino Sputnik sarà anche quello, sarà presto, ehm, sarà presto diciamo, accettato se già non lo è e, e siamo tutti molto contenti di questo e più ce n'è, meglio è, sicuro. Ma eh, quello che mi chiedo è. Viviamo in un mondo a misura di cretino, un mondo in cui così gira la voce che questo vaccino sia negativo possa uccidere le persone e diciamo: no, no, la prudenza impone, impone una pausa. Cosa impone una pausa? Siamo in guerra, ragazzi, ha detto giustamente Grillo una volta tanto, ha detto una cosa giusta. Siamo in guerra con questo virus. Non possiamo prenderci pause. Noi siamo in guerra, abbiamo deciso che questo fucile non ci piace, adesso cambiamo il modello: tanto il virus continua a sparare tranquillo. Noi però facciamo i difficili perché il vaccino non ci Oltretutto, lo hanno detto assolutamente tutti, che, eh, che le, le case di trombosi legate a questo vaccino sono addirittura inferiori ai casi di trombosi che normalmente avvengono. Addirittura sembrerebbe, secondo alcune ricerche, che questo vaccino riduce l'incidenza della trombosi, anziché aumentarla. Quindi non si capisce bene. È, è, è effettivamente una psicosi collettiva. Ma la cosa che mi stupisce è che per questa psicosi collettiva noi abbiamo bloccato le vaccinazioni di questo vaccino, che come detto è il principale asset della nostra campagna vaccinale. E sulla base di dati assurdi, sulla base di elementi enormemente insufficienti, si è deciso di, abbiamo deciso, non solo noi ma anche i francesi, i tedeschi, no no, eh, rimandiamo la palla a sentiamo che ne dice. Ragazzi, quello è chiaramente una presa in giro. Che cosa vi deve dire Lema? Ma soprattutto che cosa vi deve dire Lema in due giorni? Che cosa può sapere Lema che già non sappia? Lema ha già fatto le sue valutazioni su questo vaccino sulla base dei dati. Al massimo può avere eh, i dati in più che gli sono venuti da questi ultimi casi. Ma appunto sono i dati che abbiamo noi, sono gli stessi dati che abbiamo noi. Lema non, non aggiunge niente, infatti non ha aggiunto niente. È stata un, una decisione politica. Ma, ma diciamo, io posso arrivare a capire la decisione politica. Vabbè, facciamo finta che eh, l'EMA che oggi quindi per, per voce di questa eh, dirigente Sabrine Strauss ha detto ragazzi nessun problema con l'EMA ma d'altro canto già eh, la responsabile dell'EMA Emer Cook nei giorni precedenti aveva già detto prima ancora che l'EMA si esprimesse per noi questo vaccino non rappresenta pericolo alcuno quindi il giudizio prima ancora di giudicare ma ma è ovvio che cos'altro dovevano dire, cioè, la cosa curiosa è che in pochi, ha detto qualche nazione europea l'ha fatta tipo l'Austria, hanno detto o hanno implicato: ragazzi. No, non c'è ragione di preoccuparsi. Fidatevi della scienza, fidatevi della scienza medica, di quelli che vi curano tutti i giorni e che sanno quello che fanno. Fidatevi dell'Ema che ha già approvato questo vaccino. Che, come altri, ha passato le sue tre fasi di sperimentazione, che sono anche fasi non solo per valutare l'efficacia, ma anche la sicurezza. Quindi, senza contare i tantissimi inglesi che sono già stati vaccinati, quindi anche quello è un campione significativo, se fosse questa, questa cosa così mortifera, non avrebbe senso. Ehm, ultima cosa che vi voglio dire, oggi eh, ho seguito la conferenza stampa dell'EMA. E c'è stato un giornalista italiano che è stato il primo a parlare che ha parlato di principio di precauzione. Il principio di precauzione è un principio che imporrebbe quando tu non sai se una cosa fa male di eh, non, non andare avanti. Quindi non so se questa cosa ti fa male, nel dubbio se ti fa male o non ti fa male non te la do. Però, mh, questo giornalista non ha riflettuto troppo sul principio di precauzione. Perché il principio di precauzione innanzitutto non è scevro da una valutazione costi-benefici, perché chiaramente io devo anche vedere quali sono i benefici eh, che posso trarre, quali sono i mali che mi risparmio se prendo questa strada e quali sono i rischi a cui posso andare incontro. Quindi anche se effettivamente questo vaccino provocasse questi morti e non li provoca, noi dovremmo comparare le morti per Covid. Con le possibili morti da vaccinazione. Certo, fa più effetto perché tu il Covid lo prendi invece, questo, eh, questo vaccino è come se decidessi di prenderlo. Quindi ti fa, eh, ti fa pensare nel caso del Covid, non ho scelta, in questo caso ho scelta. Ma proprio perché ho scelta, devo fare la scelta più razionale. Proprio perché dal Covid non mi posso difendere che diciamo, in un modo, come dire, non definitivo, non posso mai mettere delle barriere insormontabili. Ci sono ammalati di Covid, anche persone che stavano attentissime. E quindi, dato che non lo posso fare, a maggior ragione è più logico scegliere il vaccino. Ma poi c'è anche un altro elemento sul principio di precauzione. C'è questo. Il principio di precauzione si basa sul fatto che tu non sai se una cosa ti fa male. Ma qui lo sai. Qui lo sai, noi ci basiamo su dati che abbiamo e l'andamento della vaccinazione, il follow-up, conferma questi dati, non è che li stravolge. Anche se, diciamo, eh, può capitare questo vaccino, perché il vaccino non è che causa la trombosi, cioè che tu stai benissimo, sei la persona al mondo, ti prendi il vaccino, pa, trombosi, muori. No, questo fa un veleno. Però che succede? Che il vaccino, soprattutto se funziona, provoca una reazione immunitaria, che è quello che deve fare il vaccino. Questa reazione immunitaria determina tutta una serie di conseguenze a livello organico, che però in alcuni limitati, soggetti, predisposti, che magari non sanno di essere predisposti, può provocare un rischio remoto, ma presente, di appunto trombosi e quindi morte. Ma eh, appunto, non è il vaccino che provoca questa cosa, il vaccino di per sé è sicuro. Ma se di reazione immunitaria dobbiamo parlare, parlano anche gli altri vaccini: fanno la stessa cosa, anche Pfizer, anche Moderna, anche Sputnik provocano tutti una reazione immunitaria perché è così che funziona il vaccino. Quindi, eh, <ride> Pfizer e Moderna sono chiaramente quelli che noi somministriamo di meno, li somministriamo a persone ottantenni che. Immunodepressi che già di per sé hanno una reazione eh, immunitaria molto blanda. Quindi, se noi paragonassimo, avessimo gli stessi numeri, probabilmente arriveremmo a concludere che se, eh, se diciamo in certe condizioni l'astrazeneca ti può portare, può concorrere a, una, a un approccio causale, può concorrere a, a questa cosa della trombosi, probabilmente anche gli altri vaccini non andrebbero tanto lontano da quel dato. Ma come detto. Uh, a parte che quanto si è capito, pare che queste, questi, queste trombosi non siano neanche ricollegabili, ma comunque stiamo tranquilli e soprattutto basta con questo mondo a misura di idiota dove l'idiota comanda, l'idiota deve fermare tutto, l'idiota deve mandare in vacca la scienza medica, il calcolo delle probabilità e tutto diciamo ciò che è gli elementi della nostra civiltà, tutto in malora, perché deve prevalere il terrore dell'ignorante. Mm, la paura di chi non sa. E questo il governo deve tenere conto della paura di chi non sa, perché i giornalisti scrivono eh, i loro titoli, la gente è spaventata, la gente vuole risposte, e il governo fornisce risposte, risposte demagogiche, che dicono, ok, passiamo la palla a un ente, il quale tra due giorni mi dirà sicuramente, come poi ha fatto... Che vaccino è sicuro lo sapevo anche da prima, avrei potuto dire no, ragazzi, fidatevi! Però a, qualche, a quanto a quanto pare è meglio, è meglio fare questo, questa gincana burocratica e dire la stessa cosa. Vabbè, per stasera eh, è tutto. Io vi rimando alla diretta di sabato alle 18, che sarà molto molto interessante. Come sapete, eh, Parleremo di pasticceria, quindi di tutt'altro argomento, con una pasticcera professionista. Eh, io vi invito a commentare quello che ho detto in questa, in questa breve diretta qui sotto, e nei prossimi giorni, magari faremo un po' di dialogo su questo argomento. E comunque, non mancate sabato. Ciao a tutti.